Buonasera a tutti, benvenuti ad Uno scrittore a Palazzo della Penna, una rubrica settimanale che conduciamo ormai da 2 anni in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Perugia, in persona dell'assessore Leonardo Marasano, che salutiamo e ringraziamo per permetterci di realizzare questa nostra piattaforma Zoom in collaborazione con RT Radio. Questa nostra conversazione tra amiche, perché io non la reputo una presentazione di libri, ma una conversazione tra amici, perché siamo all'80% sempre gli stessi. Tutti mi conoscono, conoscono la rubrica e fa piacere essere con noi e interloquire con gli ospiti che abbiamo settimanalmente. Do il benvenuto a tutti e in particolar modo a 3 splendide fanciulle che questa sera sono le nostre ospiti. Arianna Ninchi, buonasera. Silvia Buonasera. Buonasera. Firavo, buonasera. Ilaria Gaspari, Buonasera. buonasera. Queste tre bellissime fanciulle di cosa parleranno con noi questa sera? Esattamente di un'antologia di racconti che si chiama Musa e getta. Eccolo qua, io ce l'ho qui sulla locandina perché lo ce l'ho in ebook e quindi non posso mostrare l'ebook. Ecco qua, Musa e getta, antologia di racconti scritte da 16 scrittrici per 16 donne. Donne che non sono state altro che le muse di personaggi molto importanti nel campo dell'arte, della letteratura, dello spettacolo e via dicendo. Prima però di parlare di questo libro di cui Arianna e Silvia sono state le curatrici, vorrei brevemente che queste fanciulle si presentassero alle nostre amiche online. Iniziamo per ordine alfabetico, dal nome o dal cognome, decidete voi. Arianna, Silvia, Ilaria. Arianna, Ilaria, Silvia. Vai. Prego, vai con Arianna, di là. Aggiudicato, aggiudicato. Buonasera Buonasera, Arianna. a tutte e a tutti, grazie di questo invito. Per noi è il primo appuntamento dell'anno con Musa e Getta, quindi mostriamo subito la copertina, ce l'ho qui, che è bellissima. È un vero piacere, vi dicevo. Mi piace molto anche l'idea che sia una conversazione e non una presentazione più ufficiale. Mi fa molto piacere anche questo. Quindi ringraziamo l'Associazione Culturale Clizia, il Comune di Perugia, RT Radio Gualdo Tadino. Io sono nata a Roma, ma cresciuta a Pennabilli, vicino a Rimini. E quindi quelle zone vostre le conosco bene perché tra Roma e le 45 l'ho percorsa tante volte per spostarmi tra Roma e Pennabilli. Sono cresciuta con i nonni, nonni materni, e ho avuto una nonna speciale, specialissima. E senza nulla togliere al nonno, e in casa si parlava spesso di Ave Ninchi, che della mia famiglia è sicuramente il personaggio più conosciuto e amatissima in famiglia, ma amatissima da tanti, perché ogni volta che nomino Ave, vedo le facce delle persone che sorridono proprio come sorrideva lei. E ho fatto l'attrice e ho lavorato anche nell'editoria, avevo collaborato con Ponti alle Grazie, che è la nostra casa editrice. E quindi quando è nata l'idea di un'antologia al femminile, mi sono rivolta a Ponti alle Grazie, hanno sposato l'idea e quindi siamo qua a parlarne. È uscito il libro a fine febbraio 2021, quindi tra poco festeggiamo l'anno e sono felice del fatto che ancora sia così ben accolta dal pubblico, sia femminile che maschile. Bene, Aveninchi era una tua zia, giusto? Allora, Ave era la procugina del mio babbo, e mio babbo Arnaldo Ninchi, tutta una famiglia di attori, e io la chiamavo zia.
C'era molta differenza d'età in famiglia, tutto un po' squilibrato perché il babbo mi ha avuto un po' in là negli anni e quindi la chiamavo zia e per tanti anni ci siamo scritte. Lei l'ho conosciuta quando abitava a Bologna, poi si ritirò a vivere a Trieste, la città che più amava, e quindi poi negli anni ci siamo scritte a lungo, fino proprio a... Alla fine lei è morta nel 97, ma ancora oggi tutti la ricordano, per fortuna. Come no? Bene, passiamo adesso tra le due curatrici ci mettiamo una scrittrice. Ilaria Esatto. Gaspari. Buonasera, Ilaria. Buonasera, tu Buonasera. sei una filosofa, a quanto ho visto. Guarda, parlare una filosofa, insomma, fa un certo effetto. Una filosofa scrittrice. Come Sì, mai questa diciamo. passione della scrittura? Tu sei anche giovanissima. Allora, sì, fra l'altro in questo momento, intanto grazie, sono felicissima di essere qui con voi. In teoria dovevo essere a casa, a collegarmi da casa, invece sono in radio perché sto facendo una trasmissione radiofonica e abbiamo fatto una riunione dopo che non è finita in tempo, quindi non sarei arrivata a casa in tempo, ho deciso di collegarmi da qua. Quindi questa è una collocazione, diciamo, professionale. Allora, io sono filosofa, diciamo, di formazione, nel senso che ho studiato filosofia. Ho studiato filosofia appunto alla Scuola Normale di Pisa, poi ho fatto un dottorato a Parigi. Mentre facevo il mio dottorato, mentre avrei dovuto quindi scrivere la tesi, ho iniziato a scrivere narrativa e ho scritto il mio primo romanzo, Etica Etica dell'acquario, che è uscito. dell'acquario, ma io non l'ho letto, francamente, perdonami, ma etica dell'acquario, cioè, mi dici un pochettino cosa vuol significare etica dell'acquario? L'acquario dei Sì. È piccolini o è un acquario una particolare? meta, no, è una metafora. Alcuni pensano che sia il segno zodiacale, ma non è neanche quello. No, è una metafora perché il romanzo è ambientato appunto alla Scuola Normale, che è questa scuola di eccellenza dove io ho studiato, e che ha la peculiarità di essere un posto dove praticamente i ragazzi vivono e studiano e fanno tutto, diciamo, costantemente sotto gli occhi degli altri, diciamo, nel senso che c'è una vita di comunità molto forte, che è una cosa che può risultare, per certi versi, una cosa che ti fortifica perché ti fa stare sempre con gli altri. Per altri versi è molto problematica perché ti fa sentire costantemente sotto lo sguardo, sotto gli occhi degli altri. E quindi a me era venuta in mente quando ho scritto il romanzo, che è una storia, in realtà è una storia inventata, però l'ambientazione è quella realistica che io ho vissuto e conosciuto, l'immagine di un acquario, no? Che stare lì fosse come stare dentro un acquario, in un posto dove i pesci vivono la loro vita di pesci e in realtà non penso stiano a pensare di essere costantemente sotto gli occhi di chi li può guardare, però in realtà di fatto lo sono. E quindi l'acquario è la metafora di questa scuola. Etica perché è un libro che racconta delle regole non scritte, di un codice morale, diciamo, che nasce fra queste mura trasparenti, ecco, di questo posto. Questo libro è stato il tramite per cui sono entrata in contatto, per cui ho conosciuto e ho fatto amicizia con Silvia Siravo. Perché una volta siamo state invitate insieme a una trasmissione dove io avrei dovuto parlare del libro e lei avrebbe dovuto leggere alcune parti. Però poi quello che successe è che quella parte della trasmissione saltò e quindi lei non lesse le parti. E io però le regalai il libro, visto che avevamo fatto amicizia durante il trucco, e quindi poi lei si lesse il libro e da lì siamo, insomma, diventate amiche. Quando poi, nel 2019, correggetemi se sbaglio, Arianna e Silvia si sono messe a lavorare, forse addirittura il 18, no, era il 19, vero? No, Sì, era l'ottobre del 2019. ottobre del 2019, sì, era prima della pandemia, quel tempo che ora sembra lontanissimo. Esatto. E all'epoca, appunto, Arianna non aveva ancora avuto il piacere di conoscerla, però mi hanno coinvolta nel progetto e io sono stata subito entusiasta perché mi è parsa un'idea bellissima questa di dare voce a queste donne che sono state dipinte, cantate, celebrate dai loro uomini, dai loro amanti, dai loro mariti, dai loro compagni, ma che non hanno avuto una voce propria. E quindi l'idea che avevano avuto Arianna e Silvia era quella di
dare una voce a queste donne che fosse la voce di 16 scrittrici. Così ho conosciuto finalmente anche Arianna, è stato un incontro molto bello. Alcune delle altre scrittrici dell'antologia le conoscevo già, altre le ho conosciute poi via via. Poi naturalmente l'antologia è uscita nell'inverno scorso, infatti sembra passato tantissimo, invece è ancora meno di un anno, questo tempo è un po' dilatato. E secondo me la cosa molto bella che le curatrici sono riuscite a fare è stata intanto lasciare grande libertà così alle autrici di declinare ognuna secondo il proprio gusto, il proprio stile, la propria sensibilità, la voce della musa che ha raccontato, e poi di fare in modo che noi autrici un po' a turno portassimo in giro, spesso insieme alle curatrici, questa creatura, questo libro. Trovo che sia un lavoro di squadra, un lavoro collettivo, un lavoro a più voci che è riuscito particolarmente bene, è molto, molto armonioso e appunto molto, molto bello, no? Che ci sia questa pluralità di voci, ecco. Infatti stasera poi parleremo proprio del tuo racconto, senza disdegnare anche gli altri, di cui accenneremo qualcosa. Invece andiamo qui a Silvia Siravo, che è Ciao. un'attrice. Sì. Silvia, buonasera! Tu ti sei diplomata Buonasera. all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, da dove sono usciti i più grandi attori del momento. Tra l'altro ricordiamo Lino Guanciale, per esempio, lui è Sì, uscito... Lino stava proprio negli anni miei. Lui faceva il terzo anno, io facevo il primo anno. Era il mito dell'Accademia. Questa accademia molto brava, infatti ho visto un po' il tuo curriculum, quello che hai recitato con Mariano Origillo nella Relear. Tra l'altro Mariano Origillo l'ho rivisto in un film con Pierfrancesco Favino ultimamente, Promise, non so se l'hai visto, Guarda, invecchiatissimo. non l'ho visto, però mi parli di Mariano che, a proposito di famiglie teatrali di cui parlava Arianna, anch'io vengo da una famiglia di attori e Mariano è il compagno della mia mamma. Ah, Quindi, ecco. diciamo, lo vedo spesso, non l'ho visto in questo film, ma lo vedo spesso, diciamo. Mariano Origillo, adesso anche per allargare un po' il nostro discorso, Mariano è anche, dovrebbe essere il direttore del Teatro San Ferdinando di Napoli, il Teatro di Eduardo. No, è stato per un periodo il direttore La della scuola scuola del teatro di Napoli Napoli. e da quest'anno non lo è più, però per alcuni anni ha gestito la scuola dei giovani attori. Giovani attori del E... Paese San Fernando. Sì, Esatto, infatti, esatto. infatti. Deve Quindi... essere un maestro bravissimo, Mariano. Oh, È bravo, è tostarello, è bravo. vedete questo film perché merita. E quindi ho visto che tu, insomma, nella Sì, ma scorsa io stagione faccio. Sì, sì, hai dicevi, scusa. Sì, recitato nella Cena delle Belve. Ho visto. Vai, è cacciata. stata l'ultima tournée un po' più lunga che ho fatto prima del lockdown, prima che ci bloccassero un po' tutti, purtroppo. Adesso invece siamo un continuo saltare di progetti, purtroppo. Finalmente adesso si ricomincia, diciamo che i teatri stanno ricominciando a lavorare, o amici. Con un po' di fatica, diciamo, l'estate si lavora di più in questo periodo. Una cosa in comune che ne parlavo ieri con Arianna è che tu sei nata a Senigallia o Sì, hai siamo conosciuto... tutte e due marchigiane, tutte e due marchigiane e... Senigallia è una città, un comune con cui collaboro durante l'estate per gli eventi. Ah, Quindi che bello! Arianna ieri mi ha detto: ma guarda un po', Senigallia, sì, Senigallia. Bello! Io sì, ho lì tutti i parenti. La mamma tua di Senigallia, Mamma è vero? di Senigallia, mi ha fatto nascere a Senigallia, non ci ho proprio mai vissuto, però... Ho tutti i parenti, ho la casa e quando posso torno, insomma. Infatti dicevo, probabilmente quest'estate presenteremo anche lì il libro. Infatti me lo diceva Arianna. Quindi adesso veniamo al libro, veniamo a Musa e Getta, queste muse bellissime che poi taft, gettate via perché? Perché non si sa, perché il loro amore probabilmente non le amava così come si dovrebbe amare una donna, ma le idolatrava e basta, le servivano semplicemente per una loro composizione letteraria, per una loro poesia, per il loro lavoro, che poteva essere anche politico, oppure per, appunto, per la famosa Jeanne, di cui parleremo stasera, che è la protagonista del racconto di Ilaria.
perché tra l'altro vedevo che è morta il 26 gennaio, come oggi, del 1920, già la piccola Jeanne, quindi c'è una ricorrenza, diciamo, drammatica. Giovanissima, e purtroppo io non voglio spoilerare, non voglio raccontare niente, però dare la parola a Ilaria per raccontarci questa musa bellissima dal collo lungo come quello che hai tu. Perché tu in Italia ti sei anche travestita da modella di Modigliani in una festa in maschera, però tutti ti hanno preso per Frida Kahlo, che non c'entrava assolutamente niente, perché la definisci baffuta. Frida Kahlo dice, ma come? Io dovevo essere mi rendete come Frida Kahlo. Quindi ecco, magari racconta alle nostre amiche chi era questo personaggio, perché ti sei ispirata a lei, perché è stata la tua musa in questo racconto. Sì, allora, intanto effettivamente è vero che oggi è proprio l'anniversario della morte della giovanissima Jeanne, che aveva appena 21 anni quando si suicidò, e questa cosa me la faceva notare ieri Arianna quando mi ha mandato il link di Zoom. Mi ha detto, ma sai che domani è il 26 gennaio? Oddio, è vero, non ci avevo pensato che è proprio la data della sua morte, una coincidenza, però insomma io penso che nelle coincidenze ci sia sempre così una sorta di disegno segreto. Sì, è da brividi questa cosa. È abbastanza, anche perché appunto la morte di Jeanne è abbastanza significativa e lei è una musa di per sé estremamente atipica. Anche dentro il libro è una musa che sta un po' a sé, nel senso che intanto è la più giovane, è quella che ha vissuto di meno ed è anche quella della cui vita si sa di meno, si sa soprattutto la morte. Questa sua morte eroica, nel senso che lei si suicidò dopo aver vegliato per giorni e giorni nel loro in questo atelier di Montparnasse freddissimo, gelido, dove lui soffriva di tisi, il suo uomo Amedeo Modigliani, che in realtà non è vero che non l'amava, l'amava moltissimo probabilmente, solo che allora è stato un amore estremamente sfortunato, un amore osteggiato in realtà. Esatto, contrastato al padre di lei perché era ebreo. Tra l'altro domani è anche la giornata della memoria, guarda un po' che combinazione. Tornano un sacco di coincidenze. Ora, la storia che racconto nel libro, ho giocato anche un po' con un io narrante diciamo, sono io ma non sono veramente io, nel senso che la storia del travestimento da quadro di Modigliani è vera, ma ci ho calcato un po' la mano perché mi sembrava buffo far vedere come appunto effettivamente nessuno riconosceva questo quadro, ma la storia di Frida Kahlo l'ho inventata per il racconto, ma perché effettivamente diciamo che nel racconto uso un io anche abbastanza ironico per giocare su un tema che secondo me è molto importante rispetto alla mia musa, ed è probabilmente la ragione per cui l'ho scelta, nel senso che questa musa, Jeanne Buterin, appunto, lei era una ragazza, tanto diciamo prima due cose su di lei come persona, ecco, quello che se ne sa almeno. Fra l'altro molte delle informazioni su di lei vengono da un libro bellissimo che è stato scritto dalla figlia che lei e Modigliani ebbero, che nacque due anni prima che i genitori morissero, e che si chiamava anche lei Jeanne, e che poi è stata cresciuta dai parenti di lui, quindi è cresciuta a Livorno ed è diventata una storica dell'arte importante, ed è stata una delle prime storiche dell'arte a occuparsi in maniera accademica dell'opera di Modigliani, che nel frattempo era diventato un grande genio, una star, ma finché era stato vivo, diciamo che lui ha iniziato ad avere una fama pochi mesi prima di morire, e ha vissuto veramente, cioè la sua fama di artista maledetto, anche del gioco di parole, Maudit, come appunto abbreviazione del cognome, ma anche come maledetto in francese, no? Con la grafia Maudit, però significa maledetto, e questa idea che lui fosse appunto un personaggio che viveva questa vita anche un po' estrema, un po' viziosa, eccetera, è una fama che in realtà in parte motivata anche da uno stile di vita, diciamo, molto artistico, molto bohemien, possiamo dire oggi, però che in realtà era anche dettato dalla sua estrema povertà e dal fatto che lui soffrisse di tisi, cioè lui aveva la tubercolosi, e quindi aveva tantissimi problemi respiratori, per sopperire ai quali
l'alcol lo aiutava. Questa è una cosa che si sa, insomma, all'epoca si usava l'alcol appunto come calmante, lo racconta persino Proust. Proust, che era asmatico, aveva anche lui problemi respiratori, racconta che quando era bambino gli davano da bere la birra che gli calmava i bronchi, no? Quindi questa idea appunto dell'alcol come terapia era anche una cosa che faceva parte della, come dire, di un regime terapeutico forse discutibile dell'epoca. Però insomma Jeanne lo conosce perché lei che desiderava fare la pittrice, infatti lei ha dipinto anche alcuni quadri che però purtroppo non si trovano in musei ma sono tutti in collezioni private. Anche questa è una cosa molto strana, perché intorno a lei c'è proprio un piccolo culto di adoratori della figura di Jeanne. Lei aveva un fratello che anche lui era un aspirante pittore che frequentava l'Accademia di Belle Arti, e insomma lui porta la sorella a conoscere questo circolo di artisti, e lei inizia a posare per dei pittori. E inizia con Fujita, questo raffinatissimo pittore giapponese che anche lui stava a Parigi, e posa un po' per questo circolo di artisti, fra i quali si trova anche Amedeo Modigliani. Si innamorano, e però appunto loro non è un amore facile, anche perché lei era veramente un'adolescente all'epoca, bellissima, nota con questo soprannome di Noix de Coco, perché aveva questi capelli ramati, questa forma perfettamente tonda della testa, e lei praticamente appunto, che aveva questa fama di astronascente, cioè era veramente un po' una piccola it girl, diremmo oggi, no? Nel senso che le ragazze cercavano di vestirsi come lei, di assomigliarle, aveva un occhio molto, molto spiccato per la moda, per le acconciature, eccetera, eccetera, e inizia appunto a diventare la modella ufficiale di Modigliani, che aveva avuto tantissime storie, tantissime amanti, perché lui era anche piuttosto donnaiolo, fra le altre cose. Insomma, tra di loro nasce questa relazione che viene osteggiata dalla famiglia. La famiglia è una famiglia di ebrei, la famiglia anche di Jeanne, che però si erano convertiti recentemente al cattolicesimo e quindi, come si dice, erano più realisti del re. Quindi disprezzano. In realtà, secondo me, c'è anche un'altra forma di razzismo oltre a questo antisemitismo, diciamo, di convertiti, c'è il razzismo verso questo uomo italiano. Gli italiani all'epoca in Francia non erano visti proprio come il massimo dello chic, anzi, quindi c'è anche questa forma di appunto di razzismo nei confronti di lui che viene da Livorno e che viene osteggiato dalla famiglia. Quindi sostanzialmente cosa succede? Che loro si ritrovano che, nonostante Jeanne fosse una ragazza comunque della borghesia, non hanno mezzi per sopravvivere e lui non ha mezzi per curarsi, quindi sono costretti in parte hanno un gallerista lungimirante che riesce a intravedere le potenzialità di Amedeo e quindi li sostiene, però diciamo che devono fronteggiare una serie di ristrettezze. C'è un breve periodo di felicità che vivono nel sud della Francia, Nizza, con la bambina piccolissima, e lui che promette di sposarla e lascia questo biglietto molto significativo in cui sbaglia il nome di Jeanne, la chiama Jane, e non si capisce se sia stato un lapsus, se fosse un gioco fra di loro, se fosse chissà. Ci sono tanti punti che naturalmente rimangono oscuri, perché questa storia è una storia che, diciamo, è stata molto poco raccontata all'epoca. E finalmente poi tornano a Parigi e sembra che le cose stiano andando un pochino meglio, ma la malattia di lui si aggrava anche dovuto al fatto, questo aggravamento è dovuto anche al fatto che, non potendosi curare, il freddo di Parigi gli fa male, cioè lui avrebbe dovuto restare al sud, probabilmente sarebbe stato meglio, invece i soldi erano finiti, quindi sono dovuti tornare a Parigi, lui sta sempre peggio, lei è incinta di 9 mesi, quando lui ha un'ultima crisi. È una crisi dalla quale non si riprende più. Li trovano abbracciati in questo atelier, in mezzo a queste scatole di sardine che erano il loro unico nutrimento, e la costringono a staccarsi da lui per portarlo all'ospedale, e lui all'ospedale muore. Quello che succede poi è una cosa tristissima, cioè che Jeanne viene portata a casa dei genitori, dove c'è suo fratello maggiore André, che lei adora, viene lasciata sola la sera, la notte, e mentre tutti dormono si butta dalla finestra. Si butta ed è incinta al 9° mese, quindi si butta insieme a questo bambino o bambina che stava per nascere. E diciamo, questa morte rimane molto sconvolgente, la fa entrare un po' nella leggenda della musa maledetta. Quello che succede poi è che i genitori li fanno seppellire separati, e ci vogliono anni perché la salma di lei venga riportata nella stessa tomba in cui sta anche Amedeo.
E sulla tomba poi vengono scritte queste parole in cui lei viene definita devota fino all'estremo sacrificio. Ora, a me colpiva moltissimo questa idea, appunto, di questa devozione profondamente autolesionista. Mi colpiva l'idea di questa storia d'amore che si è consumata probabilmente, appunto, veramente contro tutto e tutti. E anche mi dispiaceva molto pensarla appunto come una figura così intensa e così chiaramente fascinosa, che veniva però ricondotta unicamente al suo sacrificio finale, cioè al fatto di essersi uccisa per non aver saputo resistere alla disperazione che era sopravvenuta alla morte dell'uomo che amava tanto. Quindi probabilmente il motivo per cui l'ho scelta era che appunto questa sua decisione di andare fino in fondo, questo suo essere così radicale in questo amore mi affascinava, mi sembrava qualcosa di magnetico, e anche perché volevo cercare di tirarla fuori un po' da questo cono d'ombra in cui lei era soltanto devozione e sacrificio, e provare a dare voce a lei come donna, anche come pittrice, interrogando i suoi quadri, cercandola nelle fotografie, insomma volevo provare a mettermi al servizio di questa voce che lei non aveva potuto avere. È stata scrivere questo racconto è stata un'esperienza molto forte, però questa, diciamo, quando l'ho scelta non ho avuto esitazioni perché volevo assolutamente parlare di lei, però poi mi sono resa conto che era molto difficile, perché a differenza di altre muse del volume, che avevano comunque scritto delle cose o lasciato comunque qualcosa di loro, avevano comunque vissuto abbastanza da dare un'impronta alla vita, questa ragazza morta poco più che adolescente e appunto avvolta da questo silenzio veramente un po' da sfinge, mi ha causato una grande difficoltà nel cercarla, nel cercare di trovare il bandolo della matassa. Quindi ho cercato anche di compensare la storia tragica con una voce narrante che fosse il più possibile ironica ma anche tenera, perché effettivamente per me la cosa più difficile da gestire nello scrivere questa storia era proprio questo senso il fatto che avrei voluto proteggerla, questa ragazza, da questa vita sfortunata che ha avuto, e soprattutto da questa fine sfortunata. Quindi per me è stato molto intenso e molto commovente scrivere questo racconto, proprio perché mi sono trovata a confrontarmi con tutta l'insensatezza appunto di questa fine, no? Tutti i piccoli vivi, i piccoli, e se questo fosse andato diversamente, se questo fosse andato diversamente, che forse avrebbero permesso a lei e a loro di sopravvivere, ecco. Diciamo che sono stati un po' vittime di una ipocrisia, di un perbenismo, sono stati vittime anche proprio della povertà in cui questa famiglia li ha lasciati volutamente per punirli. Cioè, possiamo dire che questa, che lei, Jean, non è stata gettata via a questo punto, cioè dal titolo no. Jean Musa è getta, no, lei è stata una persona partecipe, perché si sono voluti bene, Amedeo Modigliani non l'ha buttata via, purtroppo la loro unione è stata sfortunata, però si sono amati, hanno avuto una bambina, a me doveva nascere un altro, quindi si sono voluti bene, cioè semplicemente è stata una sfortuna per loro, perché come tanti artisti purtroppo il successo arriva dopo la morte, e loro, ecco, Modigliani, adesso avere un quadro di Amedeo Modigliani, c'era una volta non venivano neanche ricercati, lasciati andare, ecco. Quindi diciamo che si compensano a vicenda, possono essere state due muse insieme, Modigliani per Jean e Jean per Modigliani, ecco, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista, poi quel che dico sbaglio, ma posso anche aver ragione. E a questo punto chiamo in causa le due curatrici, Arianna e Silvia. Loro cosa ne pensano di queste due figure di cui Ilaria ha parlato in questo racconto, a differenza degli altri? Ecco, tocca a voi. Sì, io la prima cosa che mi viene da dire è che nell'antologia se c'è un protagonista è proprio la relazione. Spesso sono relazioni simbiotiche,
E nel caso di Gianna e Amedeo parliamo veramente di vivere in simbiosi. E anche Gianna voleva fare la pittrice, come ci diceva Ilaria, e posava per lui e lavorava mentre viveva accanto a lui. E, non tutti i rapporti che sono descritti negli altri racconti sono dei rapporti di simbiosi, ma la vera protagonista è la relazione, proprio perché l'uno non sarebbe quello che è o è stato senza l'altra, assolutamente. Cioè, Arianna, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ecco. Noi, diciamo, era l'intento dell'antologia, proprio quello di dare luce a donne che... Sono gettate, nel senso, il titolo è una provocazione e... molte di loro sono proprio misconosciute, non sono state trattate benissimo dalla storia. Esatto. Quindi c'è la storia. E, al di là di alcune vicende, appunto, destini tragici. Non tutti sono destini tragici, quelli che vengono raccontati. Di certo si delinea un percorso. Alcune muse hanno vissuto interamente nell'Ottocento, altre tre sono vive. E si delinea un percorso nel quale è chiaro che le muse contemporanee, nostre contemporanee, hanno imparato a stare sotto i riflettori. Kate Moss è la musa dalle 300 copertine, Amanda Lear è nel mito, assolutamente, però non per tutte è andata così. E il fatto di ispirare un uomo è già quello un talento, e molti di loro avevano i loro talenti. Quindi l'intento dell'antologia è proprio quello di dare voce a chi l'ha avuta, ma non è riuscita per varie ragioni a non farla sentire, o comunque la storia non ha trattato benissimo alcune di loro, erano fuori parte da attrice, questo lo dico, sentivo per molte di loro questo disagio dell'essere fuori parte, e quindi l'intento era quello di riportarle in primo piano, al centro della scena. Grazie Silvia. Sì, no, non mi viene da aggiungere, solo appunto che non sono state anche della piccola Jeanne, diciamo, il ricordo che abbiamo, il ricordo che è sempre lo sguardo di Modigliani su di lei, insomma. E fa delle riflessioni molto belle Ilaria nel racconto, proprio sul lasciarsi guardare, su quanto lo sguardo degli altri ti modifichi anche. E quindi è un po' una ricerca, un'indagine, lo scoprire questa donna, questa giovane donna che veramente, di cui si sa veramente poi poco alla fine. E quindi sì, gettate, come diceva Arianna, gettate dalla storia, perché appunto anche magari messe su dei piedistalli, no? Però non conosciute veramente nella loro verità, nella loro carnalità, nel loro essere, così allontanate su dei piedistalli. E quindi questo libro e questi racconti hanno proprio la funzione di andare a vedere altri aspetti di queste donne, e anche a scoprire queste qualità poco riconosciute, che magari avevano, queste qualità, queste doti artistiche. Sarebbe stato bello vedere i quadri della piccola Jeanne, o che lei avesse potuto, insomma, essere riconosciuta anche di più come artista. Sono 16 racconti, uno più bello dell'altro. Prego, Lucia, ti do la parola. Allora, io torno indietro. Qual è la genesi del progetto? Cioè, come nasce? Sì. Nasce nell'estate del 2019, ma in realtà la gestazione è ancora più lunga, perché io avevo letto tanti anni fa la biografia di Lizzie Siddal, la musa dei Preraffaeliti, il volto dei Preraffaeliti, che tutti conosciamo, ce l'abbiamo visivamente presente perché lei è stata la modella per l'Ofelia di Millet. E dietro a quel quadro c'è un grande segreto, e io avevo scoperto questo segreto attraverso questa biografia,
che è uscita tanti anni fa, mi sembra nel 2013, Lizzie Seidel è rimasta immersa in una vasca d'acqua fredda, c'era un sistema di riscaldamento che all'improvviso ha smesso di funzionare, lei pur di posare non ha detto nulla, è rimasta immersa mentre l'acqua diventava gelida e si è ammalata, e con conseguenze devastanti per tutto il resto della sua vita, da lì lei ha dovuto iniziare a curarsi, ma... E diciamo che quell'evento ha segnato un punto di non ritorno. Quindi dietro a quel quadro che tutti conosciamo c'è un sacrificio incredibile. E io avevo letto questa vicenda, mi aveva colpito così tanto che sognavo Lizzie e da attrice mi vedevo nei suoi panni. Ho cercato di portarla in scena, ho fatto leggere il libro a tante registe e registi, colleghi, e non ce l'avevo fatta. Nessuno, diciamo, dicevano sì, però sono i preraffaeliti che sono interessanti, è la cerchia dei preraffaeliti, il circolo in sé che è interessante. Io dicevo sì, sicuramente, però questa vicenda, questo sacrificio è enorme, non riuscivo a fare capire questa cosa, finché nell'estate del 2019 ho passato il libro a Silvia. Lei lo ha letto e forse con la sensibilità dell'attrice, cioè come me, diciamo, ha sentito questa, ha vissuto anche lei questa vicenda in maniera molto forte. Abbiamo iniziato a parlare di Lizzie e come Lizzie erano tantissime, abbiamo fatto dei nomi, non so, Camille Claudel, Berthe Morisot, le muse di artisti che erano dimenticate completamente. Quindi da questo discorso in spiaggia abbiamo scritto un progetto, lo abbiamo presentato a Vincenzo Stumi, editor di Ponte alle Grazie, è nato subito con questo titolo così provocatorio, che ha avuto difficoltà ad affermarsi. L'idea è piaciuta subito, ma il titolo, proprio forse in quanto provocazione, avendo questo tono ironico, rischiava di non essere capito. Invece poi, per fortuna, è stato molto, molto apprezzato e commercialmente parlando, insomma, è andato bene. E, per cui poi Vincenzo ci ha presentato altre scrittrici. Prima Ilaria parlava di una trasmissione dove Silvia va a leggere ogni tanto. E quello è stato un crocevia dove anche io sono capitata e abbiamo conosciuto tante scrittrici meravigliose che hanno aderito con grande entusiasmo. Altre non le conoscevamo e ci sono state presentate da Vincenzo Stuni. Poi le nominiamo tutte. Sì, per forza, per forza. Per forza, chi tocca? Nominatele, Silvia. Andiamo, vai Silvia, inizia. Allora, fanno parte dell'antologia Ritanna Armeni, Angela Bubba, Maria Grazia Calandrone, Elisa Casseri, Claudia Durastanti, Ilaria che abbiamo qui, Lisa Ginsburg e Chiara Lalli. E poi Cristina Marconi, Lorenza Pieri, Laura Pugno, Veronica Raimo, Tea Ranno, Igia Bascego, Anna Siccardi, Chiara Tagliaferri. Tra l'altro con Tea Ranno siamo state ospiti invece di Lucia. Sì. Esatto. Dei lettori delle sette. Una mia amica, noi l'abbiamo avuta 2 settimane fa, ospite di uno scrittore a Palazzo della Penna, abbiamo parlato dei suoi 2 romanzi, La Murusanza e Terra Marina. Terra Marina. E Terra Marina, esatto. Ma non avete pensato di portarle in scena, sul palcoscenico, visto che voi siete 2 attrici, di renderla una pièce teatrale? Sì, allora, nasce un po' da quello anche, insomma, il progetto, le nostre riflessioni e l'idea nasceva anche un po' dall'urgenza di avere magari dei nuovi personaggi femminili da portare sulla scena, quindi dargli voce ma anche dargli una luce su un palcoscenico. E quindi abbiamo già fatto dei primi esperimenti teatrali con alcuni di questi racconti. Dei reading, delle mise en espace quest'estate ai Giardini della Filarmonica, a Genova Arianna ha portato in scena il testo di Ritanna Armeni
Poi anche con Ilaria abbiamo fatto un piccolo reading sempre lì a Genova al Festival dell'Eccellenza al Femminile. Insomma, ci sono state varie occasioni e continueranno ad esserci in forme magari sempre anche più strutturate, diciamo, a livello teatrale, se i tempi lo permettono. Insomma, alcuni di questi testi si prestano di più perché sono scritti proprio a mo' di monologo. C'è addirittura un dialogo teatrale scritto da Maria Grazia Calandrone. Altri invece sono, richiedono un adattamento perché sono dei racconti puri, diciamo. Certo, certo. Prego. Però l'intento e il desiderio è quello, insomma. Sì, ma noi l'aspettiamo, noi siamo tutti amanti del teatro, tutti noi stasera, tutti noi amiamo molto il teatro, quindi sarebbe da, tra l'altro... L'Arianna per quest'estate sta preparando una bellissima cosa sulla bellezza. Infatti ci siamo scambiati un po' le idee sulla mia bellezza che sarà organizzata il 2 aprile a Perugia, abbinata con una mostra d'arte, appunto parliamo sempre di arte, e Arianna invece la mette in scena quest'estate sul palcoscenico. Giusto? Guarda, io sì, sono, diciamo, sempre, ho avuto sempre un po' la tendenza a portare in scena grandi donne. Una delle cose più belle che ho fatto l'ho fatta a Firenze, su Gabriella Bertini, che straordinaria, lei era paraplegica e con la carrozzina, dalla carrozzina, sulla carrozzina ha fatto di tutto, cioè è scesa in piazza nel 68, è stata la prima paraplegica in Italia ad avere l'auto con i comandi manuali. Gabriella Bertini era straordinaria. Un po' da lì, da quell'esperienza lì che ho avuto, sono sempre andata in cerca di queste donne che con dei vissuti molto forti e l'idea è quella proprio di parlare di loro, di farle conoscere. Questo, diciamo, da un po' di anni mi capita di percorrere questo filone qua, e quindi anche di lavorare molto su dei monologhi, che non è, diciamo, è una roba un po' anche stancante, però quando ne vale la pena veramente è uno sforzo che va fatto, almeno diciamo questo secondo il mio personalissimo parere. E quindi recentemente ho messo in scena un testo di mia madre, Rosa Maria Manenti, che è un'ex attrice e che da diversi anni scrive, e ha dato voce in questo lavoro che si chiama La Dama Bruna, alla Dark Lady dei sonetti di Shakespeare. Bellissimo. È stato un lavoro bellissimo e l'ho portato in scena a Prato il 26, al Teatro Borsi il 26 dicembre con Daniele Grigio, che è il direttore del teatro, e con due ballerini e con la musica dal vivo. E questo intanto mi auguro di rifarlo quanto prima, perché è veramente pazzesco. E anche lì la figura della Dark Lady è realmente esistita. Emilia Bassano era di origini veneziane e suo padre lavorava alla corte a Londra, e questa giovane è cresciuta tra le dame di corte e ha ispirato Shakespeare in quel capolavoro che sono i sonetti. Diciamo 28 sonetti, gli ultimi 28 sono dedicati a lei. E mia madre le ha voluto dare voce in maniera molto bella, e quindi mi auguro quanto prima di rifare questo lavoro. Poi quello che dicevi tu, sì, è un lavoro sul concetto di bellezza dalle origini, quindi da Eva ai giorni nostri, e anche, diciamo, cercando di immaginare come sarà la bellezza domani. E spero, ci sto lavorando e mi auguro che possa essere un bel lavoro. Poi magari sarà un piacere parlartene per il tuo festival. Ti invitiamo, ci farei a trovare ad aprile. Tanto speriamo che questa pandemia ci dia un pochettino di respiro, perché quest'anno io, dopo 3 anni che la rimando, la devo organizzare da sola.
troviamo la bellezza, la dobbiamo ritrovare assolutamente. Eh sì, ci vuole. Tutto quello che abbiamo, dai. Lucia, continuiamo a parlare dell'antologia, di queste bellissime ragazze che hanno curato queste bellissime ragazze. Io volevo fare una domanda ad Ilaria. Nel tuo racconto parli soprattutto dello sguardo. Lo sguardo anche dello spettatore che davanti a un quadro osserva tutti i movimenti. Ti chiedo, che cos'è per te lo sguardo? Grazie di questa domanda. A parte che prima di rispondere vorrei farvi vedere una cosa assurda, perché qua mi hanno prestato una scrivania, sono appunto in redazione a Radio 3, e su questa scrivania, aspetta, non so se riuscite a vedere, c'è un mousepad del padrino. E no, sotto... vabbè, capisci? È incredibile. No, e quello è un ritratto di Ivan. È incredibile. Cioè, io, mentre parlavate, ho scoperto questa cosa così... giusto allungando la mano, e mi ha colpito tantissimo. Madonna, perché ha a che fare anche appunto, mi ha dato un po' i brividi, insomma, tra queste coincidenze di oggi sono tante. No, e effettivamente è una cosa che è anche legata al tema dello sguardo, nel senso che appunto questi ritratti che Modigliani fece a Jeanne hanno la caratteristica, una caratteristica particolare su cui è stato scritto molto anche in storia dell'arte, storici dell'arte, rispetto al fatto che a un certo punto lui smette di dipingere gli occhi, mostrando appunto anche il bianco della sclera, e diventano delle campiture uniformi di questo turchese, per lo più gli occhi di Jeanne, non sempre peraltro, però insomma in genere comunque prendono un colore pieno. E questo è un po' un enigma. E ha a che fare in realtà appunto con una cosa che ha affascinato tutti quelli che si sono interessati alla storia di questa coppia, alla storia di questa donna. Secondo me appunto questo è, almeno per quanto riguarda la mia musa, essendo lei la musa di un pittore, questa cosa dello sguardo che ti trasforma e del lasciarsi trasformare da uno sguardo è una cosa importantissima. E mi sono chiesta perché per me fosse così importante. Io penso che per me lo sguardo sia... il modo con cui si entra in contatto con il mondo. Però non è soltanto questo, perché non ci sono soltanto gli sguardi che noi lanciamo al mondo, ma c'è anche il modo in cui il mondo ci riassorbe come immagine. E questa cosa, per ovviamente ragionando su una musa, prende un'importanza vitale, un'importanza enorme, ma in realtà anche rispetto, penso che valga qualunque lavoro facciamo, però per esempio anche rispetto alla mia specifica, diciamo, forma d'arte che pratico, cioè la scrittura, lo sguardo è qualcosa di più che il semplice vedere o non vedere, il semplice mostrare o nascondere, ma è un modo di modellare il reale e di lasciarsi in risposta modellare del reale. Avevo letto una cosa... Grazie mille per tutti questo messaggio che stavo proprio registrando la Zarathustra poco fa. In realtà, appunto, un'altra cosa interessante che riguarda lo sguardo l'ho trovata in un'autobiografia di un cieco, che questo signore che è diventato cieco da bambino e che quindi si è dovuto abituare appunto a muoversi nel mondo attraverso il tatto molto più che attraverso la vista. E la cosa di cui mi rendevo conto leggendo questa autobiografia era il fatto intanto che appunto anche il tatto, anche l'olfatto, anche il gusto ci danno in un certo senso qualcosa di simile a quello che noi possiamo chiamare sguardo, cioè ci danno una forma di apprensione, cioè ci fanno percepire il mondo, ma non solo, ma rendono anche più evidente questa reciprocità che sta dentro lo sguardo, perché lui diceva questa cosa che mi ha colpito moltissimo, cioè che quando noi tocchiamo una cosa, in realtà toccare significa ricevere una pressione corrispondente a quella che noi imprimiamo all'oggetto, che è esattamente la cosa che succede con lo sguardo, che ci succede mentre noi guardiamo le cose, no? Le cose ci riguardano nel momento in cui noi le guardiamo. E questa reciprocità però con lo sguardo noi ci illudiamo che non ci sia, e invece è sempre presente. Quindi per me entrare dentro questo sguardo, entrare dentro questi occhi che sono scomparsi e provare a vedere qual è stato, come dire, il cortocircuito che li ha fatti sparire, è stato fare un viaggio nella reciprocità dello sguardo. Cioè quegli occhi di lei che posava guardavano lui che la dipingeva, e lui ha restituito quello sguardo togliendo
appunto la mobilità agli occhi, no? Tolto il bianco della scheda e li ha lasciati immobili. Questo cosa voleva dire? Cosa ha voluto dire per me? Per quello quel racconto appunto l'ho improntato tutto su un io narrante che appunto che non sono propriamente io, naturalmente ho preso in prestito delle cose di me, ma non è un io narrante autobiografico, ma che si preoccupa, si turba, è una ragazza che si sta domandando se è in grado lei di lasciarsi guardare, e la risposta ovviamente è no, perché non è, perché lasciarsi guardare, lasciarsi attraversare da uno sguardo, che è qualcosa di diverso dal avere uno sguardo sulle cose, è una cosa difficilissima. Nel caso di Jean, secondo me è stato il suo specifico atto d'amore nei confronti di quest'uomo che lei ha amato fino a non poter vivere senza di lui. È una cosa molto emozionante, molto toccante, poi detto dalla scrittrice, da colei che ha scritto questo racconto, davvero, per chi non l'ha letto dovete assolutamente acquistare il libro e leggerlo, perché oltre al racconto di Ilaria, che è veramente molto toccante, ce ne sono altrettanto, altri 15, uno più bello dell'altro, sono davvero dei racconti che si leggono d'un fiato, che vi fanno scoprire tante donne, come appunto diceva Arianna, di donne dimenticate che sono state messe nell'ombra. Se qualcuno vuol fare una domanda alle nostre amiche questa sera, prego. Tra l'altro ci abbiamo anche un insegnante di storia dell'arte, anche se arte teologica, però è sempre arte. Buonasera, ciao. Stefano. Ah, hai qualche domanda da fare alle nostre amiche? Ma io sto sentendo, sì, io diciamo che la mia arte, il mio periodo è, si comprende tra la Controriforma e diciamo la metà del 1700, e proprio domani ho un seminario a Fermo sul Guercino, perché adesso poi dovrò fare una lezione che sarà lì a Fermo, dove io ho conseguito il diploma di arte teologica. E a 100 ho un corso proprio lì sul Guercino, perché sarebbe Guercino e Velázquez proprio, e si parlava poi in questo, si può ricollegare sullo sguardo, perché lo sguardo mistico del Guercino nella visione della Vergine, ma diciamo qui siamo in tema proprio prettamente teologico, quindi si discosta molto dal Modigliani, anche se nel Modigliani qualcosa di mistico si può ritrovare, almeno io non lo conosco poco perché non l'ho trattato, l'arte contemporanea sì, conosco, ma non è nella mia materia. No, invece volevo fare una domanda, cioè a Arianna Ninchi, no? Perché io diciamo ho un collegamento con la, non so se era il nipote, cioè Bonave Ninchi, l'attrice, perché io sono un amante del cinema anni 50 italiano, quindi sì, conosco bene tutti i film. Ma te, sì. Scusa Arianna, sei la nipote, cioè la tua nonna ave? No, allora, lei era la procugina del mio babbo. Ah, ecco, ok. No, no, ecco, la famiglia, diciamo, era, diciamo, quella del mio nonno, stavano a Bologna. Sì. Invece la famiglia di Ave stavano ad Ancona. Il babbo di Ave... Infatti lei diceva di Ancona. Infatti lei di Ancona, sì, sì. Esatto, sì, lei era il ramo che stavano ad Ancona. Invece il ramo del mio nonno stavano a Bologna. Ecco, io essendo amante del cinema proprio degli anni 40, proprio sono appassionato degli anni 40-50 italiano, quindi vedo spesso film. Grazie a YouTube, insomma, c'ho... sono molti film che vengono trasmessi, cioè, sì. Passione, sì, ma sì, anche in televisione ogni tanto mandano in onda i film con Ave, però di solito in orari un po' improponibili di notte. Ma io infatti, ma dato che io lavoro qualche volta quando scrivo di notte, insomma, così, però sì, so anche di, però insomma su YouTube ci sono, c'è anche, io non ce l'ho Sky, so c'è anche Sky Classic che manda sì. filmati, anche se lì sono sempre gli stessi. Adesso c'è un canale proprio che si chiama Il Vento e il Leone, dove ci sono tutti questi film. È un canale YouTube gratuito. Sì, Il Vento e il Leone si chiama, sì. Perché poi ci sono quelli che sono dedicati solo, diciamo, a Totò, no? Perché sono monotematici. Poi ci sono quelli, diciamo, minori, dove ci sono anche registi come Luciano Emmer, come... Sì, lei con Emmer ha fatto film meravigliosi. Tanti film.
Ma infatti lei Ave, diciamo, c'è un progetto per portare la figura di Ave a teatro. Scusami, vai, che sono rientrato, che ho dei cagnolini, fanno un caos. Scusami tanto, che io ho tre cagnolini, non uno, sono tre. Tanti. Niente, scusami. Scusami Arianna, no, scusami. No, non è un problema. E ecco, quindi avevo questa conoscenza, però no, come diceva Anna Maria, ecco, io insegno, è una cosa particolare, insegno, cioè, arte teologica, sarebbe, cioè, lo studio della teologia attraverso l'arte. Ecco, praticamente ho conseguito un diploma, anche se io poi ho una laurea in giurisprudenza, solo che non l'ho voluta mai fare. Poi anche io amo molto il teatro, diciamo, no, sono sincero, più io sono più, vengo dal cinema, il teatro forse meno, però diciamo che comprendo che tanti attori, i bravi attori sono quelli che fanno poi teatro, insomma, gli attori, io amo gli attori, tra virgolette, con la maiuscola, insomma, il teatro è tutto. Non sono, ecco, più che amante, non sono un culto, cioè lo conosco poco, sono sincero, cioè nel senso, a parte che c'è stato anche questo periodo che purtroppo aveva un po' spezzato questo corpo. Sì. Sì, ma sì, infatti... Sì, però sì. Uno dei progetti di teatro che ho, è, però è in stand-by, è proprio quello di portare la figura di Ave a teatro, perché è vero che, diciamo, i giovani, le generazioni più giovani non la conoscono. Quindi, lo sai, hanno fatto una rassegna, no? Dico solo questo, una rassegna, l'avevano fatto su Aveninchi, lì Alex, che adesso non c'è più, al Cinema Trevi, il Cinema a Roma. Sì, sì, l'ho curata io. Vedi? Sì, c'era stata, adesso non mi ricordo l'anno, però, perché era quello, diciamo, dove era di Fontana Trevi, che poi adesso hanno chiuso, che era il centro di sperimentale cinematografia, che hanno fatto tante rassegne anche sugli anni, vabbè, non solo 60, 70, anche di attori poco conosciuti, vabbè, Aveninchi era conosciuta, però anche di quelli, ecco, infatti immaginavo, sì, i curatori. Sì, sì, io con loro ho curato una rassegna tutta sulla famiglia Aveninchi, 70 anni di cinema, dal 1937 al 2007, quindi per una settimana abbiamo avuto la sala Cinema Trevi per parlare di 70 anni di cinema della mia famiglia, e poi ho fatto una rassegna proprio dedicata ad Ave. Grazie, ok, ti ringrazio Arianna, grazie anche a te Anna Maria. Grazie Stefano, ciao. Grazie a te. Stefano. Buon lavoro. Grazie. Ci sono tanti complimenti che ho in chat, per esempio c'è Rita. Rita, se vuoi farle i complimenti lo puoi fare anche in diretta, Maria Rita, da Torino, anche te. Grazie Anna. Ma no, io man mano che sento scrivo un po' le cose, un po' per condividere e non interrompere ovviamente il flusso della presentazione. Mi piace molto questa idea di portare queste figure femminili alla luce, no? Per conoscere quello che è stato magari un travaglio che ha portato poi altri a creare opere d'arte, ma questo non capita solo nell'arte, capita anche nella scienza. Io mi sono appunto interessata di alcune tante figure femminili che hanno scoperto tante cose, ma sono rimaste veramente nell'ombra. Esatto. È un problema che riscontriamo in tanti campi. Il fatto di parlare, il fatto di creare, come dire, un intreccio, no? Io l'ho definito un po' sorellanza, perché pensavo a voi che vi siete ritrovate e avete fatto un po' questa raccolta e avete regalato a noi una testimonianza. Però dovrebbe essere un modo di essere che si deve diffondere, no? Soprattutto fra le donne, perché siamo quelle che si sono raccontate meno, ma questo ovviamente non deve, diciamo, lasciare indietro gli uomini, anzi creare proprio un intreccio fra queste vite, in modo tale che sia sempre riconosciuta diciamo, il valore di ogni esistenza. Ecco. Reciproco, esatto. Infatti c'è anche il racconto su Rosalind Franklin, tu parlavi, Maria Rita, ti do del tu, parlavi di scienza, donne di scienza, e Chiara Lalli ha scritto su Rosalind Franklin che è stata lei che ha scoperto la struttura delica del DNA, però il premio Nobel è andato ad altri. Oh, sì.
sappiamo, c'è una lunga sfizza, possiamo andare avanti, ma su questo... però sicuramente, come dici proprio tu, Maria Rita, cioè l'idea è che, diciamo, quotidianamente noi donne dovremmo fare rete, supportarci vicendevolmente, senza escludere il contributo degli uomini, assolutamente, non stiamo parlando di questo. Stiamo dicendo che il contributo di tutti è importante e il contributo di tutti va valorizzato. Sì, deve cambiare, con questo termine, perché non volevo monopolizzare ovviamente, ma un po' cambiata la narrazione, perché fino a quando nessuno racconta, diciamo, al femminile, è difficile che emergano certe cose, certe vite. La narrazione è il canone, assolutamente. Chiaro. Beh, se pensiamo che ci sono tante scrittrici dimenticate, ecco, tante scrittrici, ci sono tanti scrittori di cui si parla, le scrittrici no. Esatto, Claudia Durastanti ha scritto di Aline Lee, che è un vero enigma, la musa sotterranea, lei ha ispirato Kerouac per due personaggi dei suoi romanzi, e Aline Lee stessa scriveva, poi ha scelto la via della privacy più assoluta, quando si è ritrovata ritratta, lei aveva una relazione con Kerouac, si è ritrovata in un suo romanzo raccontata come una tossicomane, e quindi lei poi, diciamo, ha scelto di... era una bellissima donna, e ha scelto di non far più parlare di sé, quindi Claudia Durastanti l'ha raccontata in maniera molto così sulle punte, perché doveva affrontare un enigma, è bellissimo anche il racconto della Durastanti. Certo, non so se una delle nostre due attrici, Silvia, se abbiamo un po' di tempo, volete leggere una piccola parte del racconto. Abbiamo Ilaria, se le va. Lo vuoi leggere te, Ilaria, un piccolo pezzo del tuo racconto? Sì, volentierissimo, guardate. Poi, allora, aspettate, devo solo cercare di capire, non sono uscita, vero? No, ci sei. No, ci sei, ce l'ho dopo. Perché devo farlo dal telefono, visto che non sono riuscita a tornare a casa, quindi devo leggerlo dal telefono, allora lo faccio da qua, avevo paura di essere uscita da Zoom. Invece se ci sono, benissimo, arrivo. Beh, vi leggo solo un pezzettino, giusto così. Un pezzettino, dai. Anche se qua ci sono due lettrici, cioè due attrici che come lettrici sono proprio un'altra vita rispetto a me, però ecco, se loro leggono benissimo, lo sentite entrambe leggere ed è tutto un altro effetto, però vabbè, mi cimenterò io. Ecco qua. Allora. Prego. Ecco qua. Leggo un pezzettino verso la fine. Noi ti ascoltiamo. Vai. Dai. Va bene. Ok. E allora mi chiedo, mia bella Jeanne, dalle trecce avvoltolate come un paio di ciambelle sopra le tue piccole orecchie di ragazzina, perché proprio te? Tu la ami, la vita? Perché di te si sa soprattutto la morte. Guarda un albero che hai dipinto tu. E dire che hai vissuto ben prima che si usasse fare test psicoattitudinali e che la vita, e che vita breve, che linea sottile doveva essere scritta sopra la tua mano. Una linea lieve, 21 anni appena. E già madre, la prima volta 19, la seconda mai e sempre, la seconda quasi. La morte ti ha imprigionata, come un insetto dentro l'ambra, incinta del tuo secondo bambino. O forse chissà era una bambina come la maggiore, Jeanne come te, che ha scritto di te e di suo padre. Ti trovo un poco nelle sue parole, belle, terse, ma neppure lei ti ha conosciuta, se non nei ricordi degli altri, nei documenti, nei racconti, e nella lingua misteriosa del codice genetico, nel tuo destino trascritto in lei, che quando ti sei uccisa aveva 2 anni appena. E a proposito, dov'era quella notte? Dov'era la bambina Jeanne? Era gennaio, hai aperto la finestra. Dov'era l'altra Jeanne mentre la sua madre bambina, Jeanne pure lei, piombava giù dalla casa dei genitori? Dov'era? Non smetto di chiedermelo. Vorrei chiederlo a tuo padre, il bigotto, il baciapile, come ha potuto non capire lui con il suo cristianesimo nuovo di zecca
lui che vi leggeva Pascal la sera, come ha potuto non capire cosa succedeva nell'altra stanza, nella camera della piccola Jeanne, Jeannette? Come? Non ha sentito la disperazione. Poi penso, era un padre, solo un padre. E magari pensava pure di far bene, lui con il suo odio per il tuo uomo ebreo, un odio da convertito recente, un odio un po' da traditore a ben guardare, che dirgli? Magari pensava di far bene. La bambina, ora donna, ora vedova da poche ore, di nuovo nella stanza dell'infanzia. Ti credeva al sicuro, cosa poteva succedere? Non ha visto arrivare la disgrazia, non l'ha saputo indovinare, come non ha saputo indovinare la tua madre e neppure André, il tuo fratello grande, il fratello che adoravi, che ha cominciato tutto, il pittore aspirante che ha presentato sua sorella agli artisti. Non oserei chiederlo a te, dov'era la bambina. Quando avevo la tua età, la tua ultima età, io ancora giocavo a travestirmi da quadro. Sapevo a malapena chi fossi tu. Il tuo nome l'avevo incrociato in un libro di Gertrude Stein, che una volta leggevo in treno, e un controllore mastodontico di una gentilezza estenuata, commovente, si era fermato a dirmi che quel libro per lui era stato la giovinezza. Me lo ricordo ancora, a distanza di anni, perché adesso lo capisco. So cosa voleva dire. I posti che abbiamo sognato nelle parole degli altri. Basta, sennò... Brava, Ilaria, brava! Brava, hai fatto comprendere benissimo a tutte le partecipanti questa sera l'intensità del tuo racconto. Complimenti. Grazie. Comunque avete un po' anche un invito da Foligno, ragazze. Vi invitano ad andare a Foligno per quanto riguarda un progetto lettura, Il vizio di leggere. Ilaria, non so se tu ci sei già stata, perché loro hanno già letto 2 anni fa Lezioni di felicità. Io sono stata online, sì, me lo ricordo benissimo, ho incontrato le scuole. Quindi loro vi stanno, ecco, vi invitano se qualcuno vuole partecipare, perché i ragazzi leggeranno il libro, Musa e Getta, quindi magari in un secondo momento posso fare da tramite. Assolutamente. Se voi ci volete andare... Grazie Anna Maria, volentieri. Volentieri. Così incontrate gli studenti che hanno letto il libro nell'ambito di questo progetto che si chiama Il vizio di leggere, come prenderlo a scuola, una bellissima iniziativa di un'associazione che si chiama Fulgineamente. E poi c'è sempre Rita che dice: il teatro unisce arte, scienza e filosofia, crea una comunità viva che ricorda per costruire il futuro. Bellissimo, veramente. Bello. Hai detto delle parole molto molto belle. Come ti avevo anticipato, Arianna, ieri, come vedi si partecipa tutti, anche vivamente. Bella questa cosa, infatti. È una cosa molto bella. Io non volevo sottrarvi più tempo, però penso che Lucia abbia ancora qualche domanda da farvi. Vero, Lucia? Così poi magari chiudiamo. No, volevo solo... Scusate, ricordare l'altro progetto, perché oltre a questa antologia ce n'è anche un'altra. Quella dei lettori. Esatto. Esatto. Infatti grazie Lucia che ce lo ricordi, perché anche quella è stata una cosa veramente emozionante ricevere e leggere i racconti delle lettrici e dei lettori. Abbiamo fatto una selezione nella quale sono rientrati anche 2 lettori, 2 maschi, ed è disponibile, si può scaricare gratuitamente sugli store online. Si chiama proprio Musa e Getta, i racconti delle lettrici e dei lettori. Infatti io ce l'ho scaricata anch'io, sì. Sì, ancora lì, però. Lì ad esempio c'è un racconto su Camille Claudel, perché questo non l'abbiamo detto, Ilaria all'inizio diceva c'è stata grande libertà, è vero, nel senso che con Silvia si è deciso dall'inizio proprio di lasciare totale libertà sia nella scelta delle muse, sia nella scelta del tono, dello stile, quindi noi abbiamo presentato semplicemente una nostra prima proposta, una lista di muse, e loro sono state libere di scegliere all'interno della lista oppure di fare delle loro proposte.
La cosa buffa è che Lizzie Sildal, la mia amata, non è stata selezionata e scelta da nessuno, però Lorenza Pieri l'ha ribattezzata la madrina delle muse, quindi lei aleggia sopra tutte noi, infatti queste ombre che si vedono in questo momento dietro di me, non so bene, potrebbe essere Lizzie che ci vuol dire qualcosa. Vabbè, no, scherzi a parte, anche i racconti delle lettrici e dei lettori sono molto belli e vale la pena leggere anche quelli. Sì, le leggerò perché l'ho scaricata questa antologia e cioè sono curiosa anche per fare un pochettino di paragone con delle vere scrittrici e degli scrittori. Sono molto più brevi questi dei lettori. Sono più brevi. Sì. Brevi, volevamo dare la possibilità, diciamo, anche a chi non ha il tempo, certo, di mettersi a lungo su un testo, insomma, di partecipare al concorso. Quindi lì c'era un criterio, occorrevano veramente poche battute, però c'è chi è riuscito in quelle poche battute a fare un ritratto veramente affascinante della loro musa. Bene, mi chiede sempre, bene, Rita, ci sarà una nuova edizione di questo, guarda, libro? Altre muse e sia quello invece per tutti i lettori. In tanti ce lo chiedono e ovviamente fa molto piacere questa domanda, perché l'antologia è piaciuta, quindi sarebbe veramente bello un'altra. Io e Silvia in prefazione scriviamo... proprio ci piacerebbe pensare ad un secondo volume. Se non succederà, sicuramente quello che ci piace pensare è che noi abbiamo gettato un semino e nei terreni più fertili magari questo seme farà nascere altri fiori, farà venire la voglia a qualcun altro, qualcun'altra, di raccontare altre donne. Tra l'altro in prefazione ricordiamo anche che la parola antologia deriva dal greco e significa letteralmente raccolta di fiori, e quindi questa immagine proprio del seme io la sento molto. C'è tanto da fare, però diciamo, negli ultimi anni in Italia è vero che c'è una sensibilità diversa. Noi abbiamo un progetto anche Museggetta online, sia su Facebook sia su Instagram, e lo aggiorniamo con le nostre iniziative, però sottolineiamo anche le iniziative di altre istituzioni quando vediamo che ci sono delle mostre su artiste donne, su pubblicazioni su fotografe. E quindi c'è una tendenza, per fortuna, anche in Italia negli ultimi anni a dare spazio, a dare luce al talento femminile. E allora dovete venire assolutamente ad aprire a Perugia, perché c'ho la mostra da inaugurare di quell'artista veneta, l'Antonia Trevisan, un'artista meravigliosa che dipinge sul vetro. C'è una cosa stupenda, ragazze. Lo veniamo, assolutamente. Assolutamente. Almeno, ecco, un artista che ha successo e che vuole farsi conoscere anche in Umbria, perché è conosciuta, diciamo, principalmente nel nord Italia, e io voglio portarla finalmente anche al centro per far conoscere le sue opere, che meritano tantissimo. Evviva! No, allora dobbiamo venire. Ci sarà il primo aprile, ci sarà. Ilaria ci sta salutando. Ci sta salutando Ilaria, ma adesso ci salutiamo tutti quanti. Non so se qualcuno vuole fare ancora una domanda. Okay. No, perché qua mi hanno cacciata dalla stanza. Hanno cacciato? No, Maria. Sì, Maria. Devi organizzare con Ilaria. Ah, sì. Io te lo chiedo. Sì. Tu lo sai. Sì, lo so, dobbiamo organizzare una serata sui lettori delle sette, giusto Lucia? Ma anche qui, una chiacchierata con Ilaria. Volentieri. Io faccio la facciata. Sì, no, volentieri. Arianna e Silvia hanno tutti i miei contatti, se volete.
Certo, quello che vorrei... Io, scusatemi, ora temo di dover andare perché sento che state gentili a lasciarmi questa stanza. Devo andare mille, via. Grazie mille. Scusatemi, grazie. Vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Grazie. Grazie, allora ci rivedremo presto. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Scusatemi. Grazie. Bene, a questo punto possiamo anche chiudere se non ci sono domande. Ringraziamo le nostre ospiti. Arianna Ninchi, Silvia Siramo. Grazie a voi, è stato un piacere. Auguriamo loro tanto successo nella loro attività, principalmente di teatro, che lo merita di questi tempi, di vederle sul palcoscenico, e le aspettiamo a Perugia ad aprile, e un'altra edizione di Musa e Getta, l'aspettiamo tutti quanti. Per chi non ha letto il libro, vi consiglio di acquistarlo, di leggervi questi 16 racconti di 16 scrittrici, uno più bello dell'altro. Viva!